Inserisci barre superiori a semi. Inserisci rondela in dado e strânge. Inserisci segno in nero a segno in nero. Dopo strânge bulone bene. Inserisci altro piede a segni. Inserisci rondela e dado e strânge per bene. Inserisci la tigia scorta a parte di sotto. Inserite secondo pezzo e inserite la bara filetate dentro cuscinetto. Inserite il bulone e strângete bene. La tigia filetată deve avere un piccolo gioco e deve ruotare bene. Inserite seconda tigia da parte sinistra e inserite un cuscinetto. Inserite la testa dentata e cu la chiave hexagonale strângete bene, lasciando un po' di spazio, come si vede. La parte di sopra adesso è montata, dopo come si vede. Inserisci scivolo con parte nera a parte nera verso sotto, essendo la ruota verso interno e due ruote verso esterno, come si vede. Okay. Inserisci anche secondo scivolo con due ruote verso esterno e una ruota verso interno. Il segno nero da piedi, questa da qui, deve venire qui, a questo segno nero. Inseriamo il bulone e stringiamo bene. Cioè la parte destra deve essere con questi fori e con cuscinetto verso esterno. Così. Inseriamo la parte sinistra da esterno verso interno. Inseriamo la piastra perforata in questi tre buloni, qui e qui, e dopo stringiamo bene. Se ce ne c'è montato corretto, deve essere in questo modo. Adesso montiamo le cinghie per carele. La rondella è presa da parte di sotto, viene dopo cuscinetto, viene da sopra e con questa mola si prende da questo buloncino in questo modo. La mola ha un piccolo segno nero che è lo stesso con colore da parte destra. La parte sinistra, questa carella, lo stesso, sotto è rondella, viene sotto dopo motore, ok? Dall'altra parte viene di sopra e scende in carello, la mola è da colore rosso e si mette in questa buloncina. A carello da parte opposta da motore inseriamo filo lungo. A carello da parte di motore mettiamo filo corto. Trascinate carello sopra e dopo inserite il filo. Come si vede, da carello fino sotto, dopo passa da sopra, così, arriva a quest'altro canalone, e esce di qua sotto a fuori e questa si mette a alimentatore. Il filo corto da parte da motore si inserisce in prima questa a metà e dopo sotto esce a fuori insieme con altro filo che va a alimentatore di filo caldo.
Alimentatore si inserisce qui sotto, dopo come si vede, al suo posto. Il cavo USB si inserisce qui, eventualmente legandolo con una fascetta per non rompersi.